ci fai qui? Devo parlarti. Guarda, ho appuntamento con Katia ed è meglio che non ci veda insieme. Forse avrei dovuto telefonarti. Sono ormai giorni che non faccio altro che pensare a quello che mi hai detto. Non dovevo dirtelo. Mi dispiace, scusami. No, invece avresti dovuto dirmelo anche prima. Miriam, cosa vuoi fare? Vuoi continuare così? Miriam, tu non ti devi far picchiare da nessuno, tantomeno da tuo marito. Che cosa dovrei fare? Eh? Più volte l'ho minacciato di andarmene, di lasciarlo. E lui ogni volta giura che non lo farà mai più, ma poi ricomincia. Ma smetti di minacciarlo, lascialo. Servirebbe soltanto ad ammazzarmi di botte. Denuncialo, se lo denunci le cose cambieranno. Luciano è un poliziotto. E anche se lo facessi, i suoi colleghi non lo denuncierebbero mai, capisci? Ti sbagli, il commissariato non avrebbe vita facile. Katia sta per arrivare da un momento all'altro, scusami. Lo so, tu hai paura. Lo capisco, ma non posso denunciarlo io. No, ti prego, Edoardo, no. Non servirebbe a niente, devi farlo tu. No, io non posso. Non voglio fargli del male. Quello che sta facendo lui adesso a te cos'è? Come lo chiami?